Buongiorno, eccomi qua alla seconda pillola. Oggi voglio parlarvi di questo, diciamo, cambiamento che sta arrivando e anche e soprattutto nel settore che in questo momento ci riguarda di più, che è la medicina. Vedete, in questi giorni abbiamo avuto la dimostrazione che internet, che gli smartphone, che i PC non sono questi demoni, o meglio demoni, che noi credevamo essere. Ovviamente, come io dicevo sempre, la differenza non la fanno gli strumenti, ma la fanno le modalità di utilizzo. Pensate, mai come in questo momento, sono utili per poter essere vicino alle persone che sono ovviamente isolate, che non possono muoversi. Pensate ai nonni che non sono più da soli, che possono vedere i loro nipoti e lo possono fare in assoluta sicurezza grazie proprio a questi device e a questi social network. E quindi, come sempre, la differenza lo fanno gli strumenti. Pensate, oggi, grazie a internet e soprattutto grazie a questi device, grazie agli smartphone, sta facendo un passo da gigante anche la telemedicina. La telemedicina si sta sviluppando in maniera molto imponente e soprattutto in maniera molto trasversale da qualsiasi parte del mondo. Stiamo portando dei device anche nei paesi più poveri, pensate in Sierra Leone anche per il fattore Ebola che c'è stato. Grazie agli smartphone sono stati mandati dei messaggi alle persone, ai cittadini, per cercare di avere quelle norme che adesso stiamo facendo circolare noi per questo virus in tutte le televisioni, in tutto il web, di buon senso per cercare di rallentare l'infezione. Però vorrei dirvi una cosa, partiamo proprio dalla medicina. Pensate, guardavo proprio dall'organismo più alto che è dell'osservatorio più importante in campo medico, che è l'Organismo Mondiale della Sanità. E guardavo proprio oggi che ben 5.911 studi scientifici sono stati pubblicati negli ultimi 3 mesi proprio sul coronavirus. Cosa significa tutto ciò? Significa che tutto il mondo sta lavorando alla soluzione di questo problema. Quindi il problema sicuramente, come dicevamo ieri, come stanno dicendo la stragrande maggioranza degli scienziati, passerà. Adesso dobbiamo avere solo il buon senso e soprattutto fare quell'atto di responsabilità per cercare di rallentare la diffusione, rimanendo a casa. Ed ecco perché da casa mia sto facendo questa pillola. Ho tolto gli addobbi di Natale perché qualcuno mi ha detto: "Ma sei ancora a Natale?" È che io a casa non c'ero mai. Adesso invece che ci sono, ho avuto anche tempo di fare quelle cose che non avevo fatto fino proprio a questa mattina. A parte le battute, vi dicevo, la medicina sta facendo passi da gigante. Pensate, grazie alla genetica si stanno scoprendo soluzioni e soluzioni proprio tecnologiche per andare ad aggredire patologie che sembravano inaggredibili fino a qualche anno fa. Noi abbiamo delle cliniche di eccellenza, pensate a una su tutte, al Bambin Gesù di Roma. Non più di un anno fa, quella dottoressa italiana che ha operato quella bambina, quel tumore liquido, grazie a una di queste nuove tecnologie, andando ad uccidere in maniera mirata le cellule malate che erano state programmate ad autodistruggersi. Questo è possibile proprio grazie alla ricerca che noi spesso ci ricordiamo solo nei momenti di difficoltà, ma che dobbiamo sostenere giorno per giorno, perché c'è gente che tutti i giorni sta cercando soluzione alle problematiche che ovviamente si stanno diffondendo. Ma pensate anche alla robotica che spesso parte come innovazione vera in campi, per esempio aerospaziali piuttosto che militari, sta facendo dei passi da gigante offrendo dei device a supporto delle persone più deboli. L'esercito americano è stato dotato di un esoscheletro per catturare Bin Laden qualche anno fa e poi questo esoscheletro però è arrivato al mondo civile e una bambina, Alice di Lecco, di 16 anni, che non aveva mai camminato, il 21 luglio dell'anno scorso ha fatto i suoi primi passi grazie a questo esoscheletro. Ecco, l'emozione che io ho provato nel vedere Alice che faceva i suoi primi passi grazie a questo esoscheletro è indescrivibile. E mi sono reso conto e dicevo tra me, ma questa non è una tecnologia, questa è la più grande opportunità per una persona, purtroppo che è nata meno fortunata di noi, di compensare quelle differenze, di poter assumere ad avere quella libertà
che a noi ci è stata donata. E quindi è riduttivo chiamarla tecnologia. Come è riduttivo definire la tecnologia semplicemente uno strumento? Perché guardate, oggi pensate, grazie a uno smartphone possiamo tenerci sotto controllo la pressione, tenerci sotto controllo il nostro cuore, farci alcune analisi del sangue basilari, tenersi sotto controllo la nostra saturazione ossigenazione, tenerci sotto controllo la nostra capacità respiratoria, piuttosto che tenerci sotto controllo il nostro tasso alcolemico. E la cosa che fa la differenza è proprio il fatto che questi dati, nel momento che il device li raccoglie, li può condividere in tempo reale con un medico che magari è anche dall'altra parte del mondo. E quindi, proprio grazie alla telemedicina, i paesi più poveri, i paesi più disagiati possono condividere dati ed avere soluzioni, diciamo, a distanza anche per le proprie patologie. Ma soprattutto grazie alla condivisione dei dati, i ricercatori e gli scienziati hanno la possibilità di assolvere e risolvere più velocemente possibile quelle che sono le tematiche a cui stanno lavorando, perché i dati sono una cosa fondamentale, sono dati puntuali, archiviati e condivisi. Ma se la telemedicina sta facendo dei passi da gigante proprio grazie anche a internet e soprattutto grazie ai nostri smartphone, ci sono anche delle attrezzature tecnologiche che ci stanno dando una mano. Pensate, dall'Australia, poi è stato adottato anche dal servizio alpino svizzero, è arrivato l'iBand, questo massaggiatore cardiaco straordinario. Senza nessuna competenza, noi possiamo, di fronte a un infartuato, mettere su questa tavola, una persona. Ovviamente mettergli la fascia, mettergli il boccaglio, mettergli il bracciale, e questo inizia a fare massaggio cardiaco automatico, defibrillazione mirata e ossigenazione dell'organismo fin tanto che non stacchiamo la spina. Anzi, funziona anche quando stacchiamo la spina. Quindi anche ai tecnici, anche ai medici, anche ai paramedici può essere di grande supporto, perché di fronte all'infartuato si può immediatamente caricare sopra questa tavola, questa specie di barella Lifeband, e portarlo immediatamente in clinica recuperando minuti preziosi senza dover attendere prima di fare la rianimazione sul luogo e poi spostare la persona. Qua vedete invece un robot chirurgo per eccellenza che prende un nome da un grande genio italiano, Leonardo da Vinci, infatti si chiama Da Vinci. Da Vinci che cos'è? È un robot chirurgo, e la chirurgia robotica è una grande chance per il futuro. Perché? Perché è molto più precisa, molto meno invasiva della chirurgia tradizionale. Pensate che qui si sta pelando un chicco 2, poi non avendo rotto quella pelle dall'altra parte in alto, vedete che questa pelle sta per essere riattaccata e con il robot gli si sta dando dei punti di sutura. Ma la cosa più incredibile non è quella che vedete, ma è quella che non si vede, che il chicco d'uva si trovava a Trento mentre chi lo stava pelando, un po' come se fosse un paziente, chi lo stava operando si trovava a distanza a Los Angeles. Ecco, quindi sarà possibile anche la chirurgia a distanza. Pensate alle persone più deboli che si trovano magari nei paesi del terzo mondo, tutto questo cosa può significare? Chiaramente oggi ci sono ancora dei limiti, i limiti sono quelli della latenza della rete. Perché? Perché se io faccio un movimento con il joystick a Los Angeles, anche se sono piccoli millisecondi di differenza, dall'altra parte il robot non fa immediatamente quel movimento. Ma grazie al 5G questa latenza verrà completamente eliminata e quindi sarà possibile fare anche tutto ciò. Però ricordiamoci una cosa: dietro ci sono sempre delle persone. Persone che in questo caso io definisco i geni illuminati, quelli che l'hanno progettato, quelli che lo programmano, quelli che lo utilizzano. E queste persone ovviamente sono quelle che faranno sempre la differenza. Grazie alla tecnologia, grazie alla robotica, avranno ulteriori supporti, avranno migliorata la loro attività e la loro professionalità, ma la loro centralità non verrà mai messa in discussione. Tutto quello che avete visto fino adesso, compreso i device di chirurgia e di telemedicina, sono fondamentali se dietro c'è un uomo. La tecnologia deve fare quello che l'uomo non dovrebbe fare, ma non deve mai sostituire l'uomo in quello che solo l'uomo può fare. Vedete, per esempio, grazie anche a questo fatto, la robotica è già arrivata anche proprio dentro gli ospedali. In Cina, a Wuhan,
in molti ospedali, in questi ospedali che hanno costruito in 10 giorni, erano i robot che portavano i medicinali alle persone infette, ovviamente facilitando e accelerando quello che era il lavoro dell'uomo e soprattutto dell'uomo che in alcuni casi non c'era neanche. Noi abbiamo carenza di personale, ma soprattutto abbiamo personale che rischia di diventare veramente stanco, sovraccaricandolo troppo di lavoro. Il personale, l'uomo deve fare le cose importanti, le cose rutinarie le possono fare tranquillamente le macchine. Questa è una grande dimostrazione di tutto ciò. In una parola, non dobbiamo avere paura della tecnologia, non dobbiamo demonizzare la tecnologia, dobbiamo semplicemente comprendere che è il modo con cui noi la utilizziamo che farà la differenza. Quindi educarci, educare e soprattutto utilizzare in maniera corretta questi strumenti è un nostro dovere per cercare di fare quel salto di qualità. Io ho finito, ci vediamo domani con un'altra pillola. Grazie a tutti.